il professor Matteo Bassetti ha ricevuto finanziamenti per comitati consultivi scientifici. Viaggi, Francesco, viaggi, hai capito? Onorari, cioè significa che io faccio una cosa per te, tu me paghi, e onorari di relatori da, sentite le case farmaceutiche, attenzione perché qua l'elenco è lungo, Angelini, Astellas, AstraZeneca, mi dice qualcosa? Basilea, Bayer, Biomérieux, Sidara, Correvio, Cabist, Menarini, Molteni, MSD, Nabriva, Paratec, Pfizer, pensa un po', Roche, Shionogi, Tetrafase, Thermo Fisher and Medicine Company. Aspetta, il suo collega, al di fuori del lavoro presentato, il dottor Giacobbe riporta gli onorari di Stepstone Pharma e le sovvenzioni incondizionate da MSD Italia e Correvio Italia. Non sono stati segnalati altri conflitti di interesse. Io aggiungerei alla domanda: me coglioni! Cioè, scusa. Lo stesso professore Matteo Bassetti riconosce, il Tempo ha fornito le notizie sul suo curriculum e sui numerosi rapporti di consulenza citati con grandi gruppi farmaceutici, fra cui la stessa Pfizer. Abbiamo dato la notizia nuda e cruda. Questo elenco di consulenza era citato sul suo curriculum del 2018 e non più su quello del 2021. Scelta libera del professore, che ora viene motivata dal fatto di non avere in tempi recenti collaborato né con Pfizer né con altre case farmaceutiche. Non abbiamo fatto polemica alcuna sul fatto, che peraltro è ammesso dallo stesso professore, che non poteva fare altrimenti. Peraltro, in ogni articolo scientifico pubblicato su riviste specializzate è obbligatorio dichiarare quelle consulenze nell'avvertenza sui possibili conflitti di interesse. Il professor Bassetti, insieme a 19 suoi colleghi italiani, ha pubblicato sul Journal of Clinical Medicine, ad esempio il 20 agosto del 2020, uno studio sugli anticorpi al Covid sulla base dell'esperienza clinica analizzata nei primi due mesi della pandemia. Anche questo articolo aveva in presentazione la nota sui conflitti di interesse. Dei 20 autori, solo Bassetti e Daniele Roberto Giacobbe erano lì citati. Bassetti, con un lunghissimo elenco di consulenze ricevute da 19 case farmaceutiche, fra cui Pfizer, e per avere ricevuto a fondo perduto finanziamenti ai suoi studi e ricerche da 9 case farmaceutiche, fra cui Pfizer. Questo invece non era citato nel curriculum. In calce si specificava che né Bassetti né il suo collega si sentivano in conflitto di interesse per questo. Il professore Bassetti spiega ora di avere sì lavorato con Pfizer, ma sugli antibiotici e non sui vaccini. Verissimo. E infatti esiste pure un comunicato stampa della casa americana del 14 marzo 2017 per il lancio dell'antibiotico Zavicefta, che contiene una dichiarazione spot di Bassetti sulla svolta che con quel farmaco si sarebbe compiuta. Veniva usato quindi come professore spot e addirittura per un lancio di mercato. Il rapporto era dunque molto stretto e sarebbe buon costume dei conduttori TV e onesto nei confronti dei telespettatori che ogni volta che si chiede un parere o un'intervista al professore Bassetti si avverta che ha avuto rapporti di consulenza con numerose case farmaceutiche, fra cui Pfizer, che è produttrice del vaccino mRNA di cui ora si parlerà. È obbligatorio farlo sulle riviste scientifiche, non si capisce perché debba essere nascosto al grande pubblico televisivo. Tutto qui. Che stanno a pregare, non sai più. Che
tanto pregare, ma non c'è più niente da fare. No, 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 no. Oggi chi attacca i vaccini dice facciamo gli interessi di Big Pharma, non hanno messo sul piatto della bilancia che cosa? Sa quanto costa un ricovero in ospedale di un cinquantenne che va in rianimazione? Tra i 50 e i 70 mila euro. Sa quanto costa una dose di vaccino? 15 euro. Allora facciamo molto più l'interesse delle Big Pharma a mandare la gente in ospedale che non a fargli un vaccino. Perché l'ospedale è dove oggi le grandi aziende farmaceutiche guadagnano di più, perché sono quelle che fanno i ventilatori letti della rianimazione, gli antibiotici, i curaro, i tubi per intubare. Allora, questo bisogna dire. Oggi il vaccino è per un paese costo efficacia. Perché? Perché tu investi 15 euro e alla fine riesci a prevenire dei ricoveri che costerebbero migliaia di euro. Noi no. Beato chi ci crede. Noi no, non ci crediamo, e noi baciando ci pensiamo. Piru, 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 ri, ri, ri. Gastone è una satira efferrata al bell'attore fotogenico, affranto, compunto, pallido di cipri e di vizio, vuoto, senza orrore di se stesso.